didn't even get to run. Carella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Era da parecchio tempo che non facevo un video perché in realtà sono stato rapito dagli alieni e quindi non sono riuscito a fare video. Detta questa stronzata iniziale, voglio diciamo così iniziare dicendo che questo video non sarà un'esenzione vera e propria, non vuole essere un'eccezione vera e propria, ma voglio parlarvi in tono scanzonato e non recensorio, passatemi il termine, di Crisis, come lo volete chiamare, Remastered. Iniziamo subito con una premessa, che è una premessa doverosa e molto importante, che sarà, tra virgolette, la colonna portante di questa mia disamina del gioco. Ovvero, questa non è la remaster del vero Crisis, quello che è, uscito per PC nel lontano 2007. Questo è un punto importantissimo da dire, ma bensì la remastered della remastered, se si può definire così, della versione che non so se vi ricordate, uscita per PlayStation 3 e Xbox 360 di Crysis. Perché questo è importantissimo? Perché il titolo originale del 2007 era molto meglio, e vi spiegherò pure perché era molto meglio, ma soprattutto perché questa versione attuale è basata su una versione del gioco, che è quella per console, appunto, che faceva a quanto cagare, era piena di bug, glitch grafici, e soprattutto era basata su una versione castrata, per farla girare sulle console, del CryEngine 3, non sul ben più cazzuto CryEngine 2 della versione PC del 2007, la versione originale. Facendo questa premessa, chi conosce l'evoluzione del titolo Crytek avrà già capito che questa remastered è una presa per il culo degli appassionati, come me ad esempio, e anche per gli utenti normali, cioè non appassionati, secondo me. Infatti in questa versione attuale, come nella versione per console da cui è tratta, manca una missione che fu eliminata proprio perché le console non riuscivano a farla girare. Ma missione si chiamava Ascension ed era interamente giocabile in un VTOL, che sarebbe il mezzo di trasporto volante del gioco, che vedrete spesso nel gioco, per chi non conosce Crysis e il suo universo. Inoltre, come se ciò non bastasse, manca dell'espansione Warhead, ma questo si sapeva già perché l'avevano già annunciato comunque gli sviluppatori, che uscì su PC, e questo secondo me è comunque un difetto, perché a parere mio personale, perché l'espansione Warhead secondo me era anche migliore del titolo originale. Se vogliamo proprio parlare della disamina tecnica, qui ci sarebbero parecchie cose da dire e negative soprattutto. Come vi ho già anticipato, ci sono molti problemi grafici, soprattutto lato console, come tearing, pop-up, pop-in, cali di frame rate assurdi, soprattutto in presenza dei checkpoint, chi ha giocato a Crysis conosce che sono il gioco, sa che ce ne sono molti, quindi immagino tutte le muoiole ad ogni checkpoint e le scattosità varie. Questo è il mio telefonino. C'è anche un bug molto importante negativamente, praticamente ci sono i crash del gioco, ce ne sono molti, questi volentieri il gioco crash, almeno a me così è successo, e gli sfruttamenti dei save. A me personalmente è successo ben due volte, che ho dovuto fare il gioco da capo, quindi mi immagino lo strazio, la rottura di palle. Inoltre il save si cancella da solo, non so per quale cazzo di motivo. Inoltre il ray tracing presente, anche nelle versioni su console è presente, però quelle mid-gen, quindi Xbox One X e PlayStation 4 Pro, è bello da vedere, sì, ok, però ammazza il frame rate. Per fortuna su queste console, è possibile scegliere fra quale di mod, ray tracing mod appunto e performance mod. Comunque non è che cambi molto a livello di crash, frame rate e puttanate varie nel gioco. La versione che io ho provato personalmente, che ho anche finito con vero e sommo strazio, devo dire la verità, è stata quella per PC, ma ho avuto modo di provare abbastanza anche la versione per console, in particolare quella One X.
Sul PC tutto migliora, ovviamente, non per quanto riguarda i bug grafici e la ritenzione tecnica globale, questo va detto. E che è anche un po' assurdo, perché la versione PC è, secondo me, quella meno stabile di tutte. È assurdo perché? Perché il gioco è nato sul PC, almeno l'originale. In realtà questo si spiega appunto perché questa non è una conversione del gioco originale sul PC del 2007, ripeto, ma bensì una conversione della versione per console uscita anni dopo, su un motore grafico abbozzato per farlo girare sulle console, quindi non ottimizzato, faceva cagare, veramente cagare, proprio verde, proprio, neanche marrone. Per finire poi vi posso dire, vi posso dare alcune dritte per farlo girare meglio sul PC. Se avete programmi in background, chiudeteli tutti, statemi a sentire, prima di far partire il gioco. Se usate un pad wireless, Xbox magari, o PlayStation, quello che è, accendetelo prima e connettetelo al PC prima di avviare il gioco, altrimenti può darsi che ci verificano un crash sulla schermata iniziale del gioco, o addirittura non si blocca, si frizza. Almeno a me è successo questo. Poi se avete programmi tipo RTX Voice di Nvidia, o lo chiudete o lo disinstallate prima di aprire il gioco, se volete giocare al gioco, perché già è buggato da fare schifo. Poi RTX Voice impiega almeno il 10% delle vostre risorse del computer, quindi è meglio che lo disattivate prima di giocare. Perché vi ripeto, questa rimasta secondo me è una mezza merda, forse anche una merda intera. Da questa mia ultima frase avete capito sicuramente che cosa ne penso di questo gioco. Per me è una cagata, nel senso che sono un fan della saga e di certo non mi aspettavo che convertissero la versione per console uscita dopo invece della versione originale. Secondo me, per farlo girare comunque sulle console tipo PlayStation 4 e scusate, PlayStation 4 normale e Xbox One standard, hanno preso questa decisione. Cosa dire di più? Dopo aver finito il gioco con un immane rompimento di coglioni tra bug, crash, sputtanamente di save, ben due volte di mortacci di Crytek, scusate. La prima cosa che ho fatto è stata avviare il client di origine, scusate, e programmi l'intera trilogia, compresa l'espansione Warhead, quella originale però, e ho goduto, mi sono fatto delle seghe. A chi consiglio questo gioco? A chi non l'ha mai visto, perché essendo uscito nel 2007, alcuni ragazzi più giovani non l'hanno sicuramente visto. Anche se, vedendo questa versione attuale, la remastered, potrebbero dire: ma che è sta merda, che è sta cagata? E avrebbero pure ragione, perché è una cagata questa remastered. A chi non lo consiglio? A tutti i fan come me che hanno giocato l'originale, o a tutti gli episodi dell'originale. Lasciate perdere perché costa circa 30 euro. Io l'ho pagato 19 perché avevo uno sconto sull'Epic Game Store. Piccola parentesi, il gioco in esclusiva è Epic Game Store, quindi il che è un male secondo me, perché l'Epic Game Store è una merda, non permette neanche di recensire un gioco, perché se ci fossero state le recensioni molte persone non lo avrebbero acquistato, perché avrebbero detto subito che era merda. Per merda non intendo che è un gioco completamente ingiocabile, sia chiaro. Solo che per tutti i problemi che vi ho descritto prima e per il fatto soprattutto che non è il Crysis originale, questa conversione è merda. Potete spendere i soldi in un'altra maniera, secondo me. Detto questo, bando alle stronze, vi saluto, seguitemi se volete nel canale, iscrivetevi, commentate, mettete like, dislike, vai a cagare, quello che volete voi. Seguitemi sui social che troverete nella descrizione. Bando alle stronze un'altra volta e ciao!